la partita che avevamo quasi vinto e l'altro c'è il rammarico di non avere la, di non aver portato a casa i tre punti. Vi potete rimproverare qualcosa anche nella gestione di questi ultimi minuti o no? No, io credo di no, loro hanno talmente tanta qualità che Di Maria si può inventare un tiro all'ultimo minuto all'incrocio dei pali e devi prendere atto di quello, ma certamente questo non macchia la partita che è stata fatta, che è, diciamo, è un buon test anche per la partita di ritorno, che quella lì credo che sarà decisiva per il passaggio del turno. Allora abbiamo la fortuna di giocarla a casa e questo sicuramente è un'arma in più. No, dipende dal sistema che adottano gli avversari. Per l'uscita a linea il primo tempo Mario Rui aveva tanta libertà perché Mbappé rientrava poco, abbiamo cercato di uscire soprattutto sulla sinistra. Nel secondo tempo le cose sono cambiate perché è cambiato il sistema, abbiamo aperto di più Maximovic. Dipende da quello che può succedere, tra l'altro Maxime faccia una partita di alto livello. PSG con Neymar che va via ad Allan, arriva al limite dell'area di rigore, il cross dall'altro lato, Cavani a volo fuori. Gioco dall'altro lato per Mario Rui, gioca bene il Napoli, c'è anche Fabian Ruiz in quella zona del campo, il cross, Mertens, il tiro, traversa, come con il Liverpool, traversa di Dries Mertens, la stessa azione, incredibile, qui al Parco dei Principi, il Napoli vicino al gol del vantaggio. Per Caglion, servizio per Insigne, perfetto Insigne, il pallonetto, gol, e segna Lorenzo Insigne, fatemelo dire, segna Lorenzo Insigne, Lorenzinho, come a Madrid, segna anche a Parigi. E allora, Paris Saint-Germain 0, Napoli 1! Attenzione, ora parte Neymar, resiste alla carica su Allan, Mbappé in aria, e se spinge, dai piedi, respinge. Mbappé, Neymar, prova a partire, Neymar dal limite, Neymar, il tiro, Ospina, Cavani, fuori, a porta vuota. Che cosa ha sbagliato comunque Cavani, era in fuori gioco, lo sbandieramento del guardaline. Finita fuori. Il Napoli è un po' scoperto, Di Maria il tiro, la deviazione, arriva poi Meunier, Ospina oltre la traversa. Mbappé che va via, Adamsic, Meunier, il cross, la deviazione, il gol! E il gol, autorete di Mario Rui. Mario Rui nel tentativo di deviare in tackle scivolato ha battuto Ospina, autorete sul cross di Meunier che era libero però da marcatura. Porta verso il centro, il tiro, il gol, Mertens, gol, Dries Mertens, Gino Mertens, un'indecisione di Kimpembe sul tiro di Fabian Ruiz. È arrivato il sinistro di Dries Mertens che ha battuto Areola, Paris Saint-Germain 1, Napoli 2, Dries Mertens!
Maria riceve in questo istante il tiro a giro, gol, incredibile gol di Di Maria. Di Maria, 2-2. Un gol che arriva al terzo minuto di recupero. Ed è così, finisce 2-2 al Parco dei Principi. Il Napoli ha sfiorato l'impresa.